quando ha detto che è apparente al Pentagono non mi sono meravigliato. Il passaggio relativo al dimostratemi perché non è vero questo o dimostratemi che è avvenuto un grande trucco. Io posso guardare un illusionista, sono sicuro che ha fatto un trucco, ma non l'ho capito, non l'ho visto. Che c'entra col fatto che non c'è stato il trucco? Quindi non è che se io riesco a dimostrare tutto da stare a Milano rispetto alla macchina che c'è sicuramente dietro questa operazione, la cosa non sia avvenuta. Allora io parto dal fatto che è avvenuta perché? Intanto perché l'affermazione che ha fatto arrabbiare un po' il ragazzo, lei ha detto adesso che non l'ha fatta, ma invece lei l'ha fatta, dire a quale ragione, chi è che ci ha guadagnato. Il ragazzo si è arrabbiato perché in effetti è come c'è chi ha guadagnato, compreso Lolly Barton e tutte le società in cui gli uomini di governo americano hanno guadagnato con le armi, con le ricostruzioni, con il petrolio che si sono portati. Quindi c'è benissimo chi ha guadagnato. Detto questo, il ragionamento che io volevo fare relativo agli aspetti tecnici che qualcuno parlerebbe se fosse stato coinvolto in questo, dell'Italia che cosa sappiamo? Chi ha parlato? Ma della Banca dell'Agricoltura? Ma di Moro? Del fatto che Mossad e CIA fossero dietro all'operazione Brigate Rosse? A qualcuno può sembrare una meraviglia, ma c'è il libro che spiega come, dove e quando. Allora, un interesse ad avere un fatto da cui partire per un'operazione a cui l'America non era disponibile, non era disponibile la seconda guerra mondiale, gli hanno fatto Pearl Harbor, non era disponibile all'operazione della guerra di civiltà, eccetera, eccetera, e gli hanno fatto le due torri. Altrimenti mi si dovrebbe spiegare perché nel giugno del 2001 c'è un documento dei servizi che avverte il pericolo di un attentato con aerei civili all'interno, se anche sono volti all'esterno, visto che i servizi vi dicono di stare attento all'interno, un occhiatino ogni tanto ce la do. Bene. L'altro passaggio dove i servizi segreti inglesi segnalano che stanno entrando negli Stati Uniti dei personaggi sospetti legati al settore terroristici, da i nomi. Queste persone entrano tranquillamente. Io le assicuro che ero nel PC e non sono riuscito a entrare negli Stati Uniti. Napolitano c'è entrato e si vede anche perché. Allora, è uscito, non è entrato. La situazione è molto diversa. Il paragone non è giusto, perché noi da una parte abbiamo, nel caso di Ustica, una cosa che è avvenuta senza testimoni, in mare. Abbiamo soltanto un ristrettissimo gruppo di persone che ha visto o assistito a quello che è realmente successo. Nel caso delle Torri Gemelle c'erano decine di migliaia di persone per strada. Nel caso del Pentagono c'erano centinaia di persone sull'autostrada. C'erano i pompieri che sono andati lì a soccorrere, hanno trovato i pezzi di cadaveri e tutto quanto. Quindi il paragone emotivamente sarà interessante, ma non funziona. Non è giusto fare questo genere di confronto. A parte il fatto che i complotti, sono il primo a dirlo io, che esistono. Attenzione a non farsi infinocchiare e seguire i complotti fasulli intanto che ce la fanno sotto il naso. Sul fatto che ci fossero delle avvisaglie, diciamo, il Presidential Daily Briefing del 6 agosto 2001, va letto correttamente. Dice Bin Laden determinato ad attaccare negli Stati Uniti. Non dice con degli aerei di linea dirottati. Non dice che useranno questi aerei per colpire bersagli. Mette semplicemente sul chi vive il fatto che qualcuno sta cercando di organizzare dei dirottamenti. In caso di dirottamento esiste già una procedura che sarebbe quella normalmente seguita di affiancare l'aereo. Questo è quello che dice il Daily Briefing. Quindi quando citiamo una fonte, citiamola giusta, altrimenti poi diamo l'impressione sbagliata e uno dice, vedi, sapevano già tutto. Ma a me sta bene, vogliamo teorizzare che sapessero già tutto?
Allora, questo vuol dire ancora una volta che tutte le storie di esplosione, tutte le storie di termite, tutte le storie di aerei dipinti come missili da mandare contro il Pentagono sono balle. Perché se ci sono davvero stati terroristi, se è stata davvero un'operazione fatta tramite terroristi, vuol dire che tutte le altre teorie che girano non hanno nessun senso. Una cosa non esclude l'altra. Ma quali sono le prove di questi? Una cosa non esclude l'altra. Allora, una cosa, chi si appassiona alla storia scoprirà una cosa molto interessante, che le cospirazioni A esistono, B di solito sono molto semplici quando vogliono avere successo. Qui invece stiamo teorizzando una cospirazione complicatissima, tentacolare, con centinaia di migliaia di persone che saprebbero come sono andate le cose e con tantissimi punti di fallimento. Metti che uno passa di lì al cimitero di Arlington, vicino al Pentagono, con la telecamera, come è successo, e filma l'aereo che si avvicina e dice: cacchio, quello non è un Boeing 767, quello è un missile cruise, o è un aereo dipinto per somigliare a un 767, per esempio. E Paolo, c'è un colpo di scena, perché dire c'è un colpo di scena, perché hai detto un'inesattezza, anzi hai detto una falsità, e non ci siano testimoni per Ustica. Guarda caso uno degli amici nostri... No, scusa. Hai detto questa frase? No, io ho detto il numero di testimoni di Ustica è estremamente ridotto. No, da me l'hai detto prima. Allora, va bene. Comunque, non è questo il punto. Abbiamo qua un testimone di Ustica, guarda la coincidenza. Si chiama Guglielmo Sinigaglia e se vuoi dire, siccome è una persona che non sta molto bene e non siamo mai riusciti a intervistarlo per questa situazione, se vuoi dire due cose su Ustica... Cioè... Perché ero testimone? Tu dove stavi quel giorno? Purtroppo ero su Ustica. Dove? Purtroppo ero su un aereo. E guarda a caso un aereo di guerra elettronica, un Avans. Stavamo portando avanti un'operazione, che era quello di abbattere Gheddafi e riportare la pseudodemocrazia in Libia. Il punto Condor, che magari a voi non dice niente, è un angolo dove potevamo colpire, perdonatemi perché l'emozione c'è, è la prima volta, potevamo colpire, no, non è la prima volta perché tra Costanzo e tutto il resto ne ho passate, è la prima volta che sono qua da malato, che è una cosa diversa. Era chiuso ad ogni angolo, per cui l'AVAX bastava per coprire tutto il resto. E i testimoni di Ustica, che non ci sono, ce ne sono 143 che sono sottoterra, hanno superato il numero delle vittime dell'aereo. Noi parliamo delle cose grosero, parliamo di tutto, ma perché non fare una bella analisi? Allora, i sabotatori da chi vengono preparati secondo voi? Tu, quella gente che usa gli esplosivi. Tu eri un sabotatore? Sì. Sei un testimone? Da chi vengono preparati secondo voi? Dalla faccio la domanda, si faccio la risposta. Lei mi ha addestrato con gli esplosivi? Chi ti ha addestrato? Chi ti ha addestrato, Guglielmo? Sono dei signori ingegneri che studiano bene gli edifici. E poi una cosa, precisiamola, esplosione, implosione. Ma se ti parlo di cariche simpatiche, ti dice qualcosa? Sì. Ecco, meno male. Mentre qui molte persone possono pensare che la carica simpatica è un po' di esplosivo che fa sorridere. Ma anche persone che pensi che sappiano che io ti posso fare l'esplosivo semplicemente andando al supermercato. O quante persone qua pensi che possano saperle. Qui si sono usate parolone, cose di questo genere. Forse il dialogo deve essere fatto più terra terra. Deve essere forse fatto in modo più umano, che arrivi a tutti e non scateni neanche troppe reazioni. Cioè, un dibattito deve essere costruttivo, non cercare di acquisire una parte di qua, una parte di là. Perché allora è un dibattito inutile. È inutile allora anche per stare qui 3 ore così. Io ci sono stato volentieri. Stanti i sacrifici che le persone che ho vicino, tipo lui, Afer e altri che mi conoscono, tipo Tom che qualche volta ci si scambia qualcosa in face, per cui sa benissimo chi sono e tutto il resto,
quante volte, quando sono uscito dall'ospedale ho avuto il suo messaggio di incoraggiamento. Ma io non fido le parti di Tom,